Questa è una protesta che è partita e coordinata a livello nazionale dalla FIP e Confcommercio, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Oggi in maniera ordinata, distanziata, in maniera educata, però con fermezza e forza vogliamo protestare verso questo ultimo DPCM del governo che sta azzerando una categoria intera, quella della ristorazione, dell'Horeca, quindi hotel, restaurant, caffè, quindi i bar, le pasticcerie, le gelaterie, i ristoranti che si vedono con una chiusura alle 18, anticipata alle 18, praticamente di pregiudicare quello che è tutto il lavoro serale. Noi non ci stiamo, lo vogliamo ribadire in modo fermo, questo DPCM andrà a danneggiare ulteriormente dopo il lockdown che già era venuto a partire dal mese di marzo. Poi abbiamo anche altre categorie, ci sono la Federazione Italiana Cuochi, c'è il SILBE, il nostro sindacato italiano locali da ballo, che dal 23 febbraio sono totalmente chiusi, quindi 8 mesi di chiusura, non hanno ancora ricevuto nessun ristoro. Si è parlato dell'ultimo Consiglio dei Ministri che ha previsto ristori, noi chiediamo che se ci sono veramente li mettano a disposizione immediatamente, perché ne va della sopravvivenza delle nostre imprese. E oggi con questa manifestazione coordinata a livello nazionale in oltre 25 piazze italiane, cui non ne fa parte, vogliamo lanciare questo grido di dolore, e non è più accettabile, e devono spiegarci perché i locali, i ristoranti siano luoghi di contagio. Così non ci risulta, non risulta neanche ai comitati tecnico-scientifici. Ci rendiamo conto che la pandemia sta picchiando nuovamente duro, però dalla riapertura, dal 23 maggio, quando i ristoranti hanno iniziato a riaprire, hanno investito fortemente in sicurezza, in dispositivi, in gel, in distanziamento, hanno ridotto dell'oltre 50% i posti disponibili. A questo punto non pensiamo che il ristorante sia luogo di contagio. Altri sono stati, dopo la riapertura, il trasporto pubblico, la scuola, il mondo del lavoro in generale. Quindi chiediamo misure forti, immediate, oltre ai ristori, tutta una serie di altre tematiche che abbiamo già affrontato precedentemente col governo. Ieri una nostra delegazione era dal Premier Conte con il Ministro Gualtieri e Patuanelli e ha rappresentato questo forte disagio che stiamo attraversando.